fucking place. Salve a tutti ragazzi, che è Bengrat che vi parla. Oggi sono finalmente tornato con un nuovo video. Siamo su MW2. Oggi siamo, non partiamo da Black Ops 2, da Ghost, da qualcos'altro. Partiamo da MW2, che è un gioco comunque ho trattato spesso sul mio canale. Cercherò di fare qualche clip, cercherò di tenere un po' di spezzoni, registrerò magari per un'oretta. E boh, volevo parlarvi di qualche cosa, di progetti che comunque avevo per il mio canale in questo periodo. Perché comunque sia, ho un po' di roba da fare sul canale. Perché adesso è il momento di tornare attivi al 100%, cercando di fare più video possibili. Quindi cercherò di farne uno al giorno, anche se sarà difficile, non penso che ce la farò. Però comunque cercherò di prendere l'abitudine di non fare una volta al giorno. Poi però quando sarà agosto io partirò per la Spagna, non so ancora quando di preciso. Però comunque partirò per la Spagna e quindi starò via una settimana, una decina di giorni, non so ancora di preciso quanto. Comunque sia, in quel periodo cercherò di avere dei video già pronti, magari programmati, quindi non riuscirò a rispondere ai commenti, perché ovviamente dalla Spagna, se non ho il wifi, è anche un po' dura rispondere ai commenti. E sto facendo una marea di kill, ragazzi, una marea, fermatevi, mamma mia. Comunque sia, ieri ho trovato tipo la lobby più bella della mia vita, sono numero 2. Era una lobby TDM, io ho cercato TDM normale. E in pratica c'era questa lobby che era fantastica, perché tipo appena tu sceglievi una classe qualsiasi, te sceglievi sta classe e cosa succedeva? Che ti si cambiava l'arma, ti diventava cecchino, sniper, intervention, c'era la vita minima e era dominio high-rise. Poi vabbè, in pratica quella partita lì abbiamo fatto dominio high-rise, non ho hittato niente perché avevo una classe del cazzo col cecchino, non avevo neanche gioco di prestigio perché ho fatto un altro account segreto ovviamente. Che non vi dirò, perché comunque sia, vorrei un account anche per giocare da solo per me, senza farvi vedere comunque quello che faccio tutto il giorno. Ma non perché non voglio che voi vediate, ma perché vorrei stare in tranquillità, senza avere la lista amici che mi si bugga. Cioè se voglio andare a far gruppo con qualche persona, posso aggiungere quelle persone nella mia lista amici per poi andare a giocarci insieme, perché comunque con questo account le amicizie sono buggate completamente. Ho tipo 6 milioni di amici, quindi 2 No, hit markerato collateral. Se là in fondo c'era tripla, però collateral mancato. Cosa? Vabbè, dai. Quando non puoi fare le clip non puoi, cioè lo miri, gli spari e non lo prendi. Let's go. No, l'avevo preso pure quella, ma sto laggando un po', mi sa, in questo momento. C'ho 4 attacchi, ma sto laggando, solo io. Eccoci arrivati su MW3, finalmente. E da un po' che non ci gioco, quindi farò abbastanza schifo. Andrò per multi, ma non ce la farò di sicuro, perché sono abbastanza negato con il controller, sia della 3 che della 4. Però ok. No, che cazzo mi ha splittato? Era quad feed. Pensavo di averne presi, di aver preso 5-1, invece me l'ha aspettata all'ultimo, sto coglione. Vabbè. Quad split, manaio. E gli ruba la quad headshot così. Ma è una volta che riesco a trovare tutti assieme fermi, girati come era prima, senza i compagni. Dai, qui c'è una possibilità di far molti. Invece l'ho mancata alla grande. Mamma mia, lì c'era pure Six On, madonna. Ripple feed. Quad feed split, ovviamente, l'ennesima. Madonna, potevo fare pure 5 only. Questo abbandona perché c'ha una cifra innumerevole di tumori. Ah, è pure quad kill cam, lol. Ho fatto quad kill cam senza saperlo, lol. Grandissimo.